Allora, alcune eh, informazioni generali sulle eh, prossime eh, le settimane di questo corso. Eh, allora, ci sarà ancora un, eh, un argomento, diciamo così, teorico che riguarda la, la qualità dei dati. Eh, per cui, vi metterò eh, online la lezione da, da domani. E che sarà poi utilizzato a partire dalla settimana prossima, quindi non è, non è urgente, c'è tempo. Um, oltre a questo ultimo argomento, eh, i prossimi eh, prossime lezioni saranno dedicate sostanzialmente a eh, Riepilogo di quanto fatto. Ci sarà un laboratorio di giovedì prossimo che riguarda la parte avanzata di Shiny. Eh, dopodiché ci saranno laboratori di riepilogo, quindi un, esercizi analoghi a quelli che potreste trovare. In un, in un tema d'esame eh, rianalizzati e, e visti. E lunedì ci sarà tendenzialmente eh, un riepilogo di quanto fatto eh, nel laboratorio e eventualmente eh, spazio per eh, consulenza, domande, eccetera. Eh, in tutto questo, il eh, giovedì 3, eh, come vi avevo anticipato, eh, ci sarà un, un seminario eh, che. Eh, presenterà alcune attività di visualizzazione dei dati effettuate in un contesto industriale. Quindi avremo un, un ospite industriale che, di un'azienda che si chiama Accurat che si occupa di visualizzazione. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti della, del, nostro, del nostro corso. Quindi praticamente la parte teorica di studio è finita, adesso si tratta più eh, di eh, svolgere delle, delle attività applicative. Passiamo a questo punto a eh, vedere l'esercizio del laboratorio della settimana scorsa. Il laboratorio riguardava eh, sostanzialmente l'uso di eh, Shiny. Eh, Strumento per eh, realizzare delle eh, visualizzazioni interattive eh, si partiva dall'esercizio eh, eh, l'esercizio del, del primo laboratorio, eh, quindi era la, la classifica del campionato di serie alla ventisettesima giornata. Eh, L'obiettivo era quello di andare a creare delle applicazioni eh, Shiny che consentano di fare una visualizzazione. Eh, la prima visualizzazione è quella che vediamo eh, qui, eh, allora, ve la apro in un browser così si riesce a vedere un po' meglio. Allora. Non me l'ho aperto, scusatemi. Allora. Eccoci. A posto, lo ingrandisco così si riesce a leggere meglio. Quindi creare delle applicazioni shiny per poter andare a eh, visualizzare eh, innanzitutto degli aspetti base, quindi testuali, e poi successivamente degli aspetti del, del, delle visualizzazioni grafiche. Quindi eh, l'idea è di andare a riprendere il laboratorio 1 eh, andando a mostrare un output testuale con le tendenze centrali di media, mediana, eh, mid-range e moda e le dispersioni. Quindi il codice per il calcolo è sostanzialmente quello del, del primo laboratorio. Ehm, che arriva in realtà lì era, era fatto in Excel, quindi le, le, i concetti sono gli stessi, um, e poi eh, successivamente aggiungere a queste informazioni puramente testuali eh, degli output di, eh, in formato tabulare. Ok, quindi vado ad aprire l'applicazione. La quindi abbiamo la app allora scusate ma non vedo perché non mi mostra allora No, non mi apre la... Allora, iniziamo a vedere la struttura dell'applicazione. Come al solito, eh, abbiamo beh, una lettura dati che è sostanzialmente banale, come c'è in, in qualsiasi eh, analisi che abbiamo fatto, e poi ci sono i due componenti, la parte di interfaccia utente, eh, quindi quello che andiamo a, vi a visualizzare e la parte di server, che è quella che effettua i calcoli. Per quanto riguarda l'interfaccia utente, eh, qui utilizziamo una fluid page, che è il la layout eh, un po' più eh, semplice. Eh, andiamo ad aggiungere eh, un titolo di livello 1, che è app statistiche, e il titolo di livello 2, statistiche descrittive, quindi il primo punto eh, della... Della parte di riprendere le statistiche eh, descrittive, quindi tendenza centrale e dispersione. Questo primo punto ingrandisco un po' il codice, sì, certo. Eccoci qua. Ok. Domanda, è sbagliato fare la lettura dei dati nel server? Eh, no, direi che sostanzialmente è, è equivalente, eh, non, non, non cambia sostanzialmente nulla. L'idea è che in questo caso il dato è lì ed è fisso. Ehm, nel server può essere utile, ma poi è quello che viene poi fatto dopo. Quando io ho bisogno di leggere il dato, eh, un dato che può variare. Però va benissimo anche farlo nel server. Um, quindi, il, il primo punto era eh, di eh, andare a stampare eh, le informazioni sui gol. Eh, in questo caso Vado a comporre una serie di, ehm, di stringhe. Qui eh, ho media due punti, eh, versione arrotondata della media dei gol con eh, una cifra decimale. Eh, la mediana, quindi median di, eh, di F gol. Eh, il mid range, quindi abbiamo eh, massimo più minimo diviso 2. Eh, anche questo è approssimato, arrotondato con una, una cifra decimale. E poi ehm, la moda, eh, quindi vado a prendere il, eh, sostanzialmente la tabella eh, di, di frequenze dei gol. Vado a vedere dove questo è uguale al massimo e vado a prendere il nome che corrisponde a quella, ehm, a quella eh, riga, a quell'elemento della nostra tabella di frequenze. E poi faccio un paste di eh, questi vari componenti stringa eh, usando come separatore un backslash n. Quindi sostanzialmente quello che ottengo è eh, di andare a eh, mostrare tutte queste stringhe una dopo l'altra. Se lo facciamo in formato direttamente qua eh, nel testo, eh, allora... Ah, qui non lo trovo perché è nella sottocartella. Eh, allora, il file qui lo cercherebbe nella, nella cartella eh, principale, quindi qui in realtà è ehm, lab7app1. Ok, adesso... Lo rimetto come prima altrimenti non è più relativo all'app. E poi sostanzialmente andando nel server, se io eseguo questo blocco di codice ottengo qui sotto, vedete, media, mediana, eccetera, con gli a capo. Ovviamente questa è una stringa, quindi non mi viene stampata andando a espandere gli a capo, ma vengono riportati gli a capo. Per quanto riguarda le, le misure di dispersione, la struttura è la stessa. Quindi vado a calcolare deviazione standard, median absolute deviation, interquartile range e range, li, li compatto e questo è il risultato. Si tratta in entrambi i casi di utilizzare la funzione renderText che riceve questo blocco di testo. Questo blocco di codice lo esegue, e il risultato di questo blocco di codice è poi messo nelle variabili uh, values tendency e values dispersion. Quindi, da un, punto di lato, da un lato server è, è tutto molto semplice. Uh, invece di andare a mettere dentro questa variabile direttamente questo risultato, chiamo questo render text uh, perché? Perché sostanzialmente uh, non è che vado semplicemente a generare del testo, ma vado a generare del contenuto in cui c'è quel testo, ma quel contenuto andrà a essere eh, visualizzato all'interno di un blocco di testo. In particolare andranno a essere visualizzati dentro questi due blocchi, verbatim text output e, eh, di values tendency e verbatim text output di values dispersion. Okay. Eh, rispetto a quanto avete visto eh, probabilmente nella lezione, le novità, eh, diciamo, gli aspetti in pochettino più in dettaglio sono questi, quindi questo H1 è un header 1, quindi un titolo di livello 1, H2 è il titolo di livello 2, eh, P eh, sostanzialmente definisce un paragraph, quindi una, un momento di testo con poi una, una separazione successiva, strong sta a indicare un grassetto. Okay. Tutto funziona esattamente allo stesso modo se noi qui invece di mettere H1 mettiamo puramente le, le stringhe di testo. L'unica differenza è che non abbiamo la formattazione. Eh, eseguo l'applicazione. Ok. E i due blocchi sono questi qua in alto, eh, che corrispondono alle misure di tendenza per il numero di gol e misure di dispersione. E quindi qui è il testo che vedete, che abbiamo visto prima nella, nella console e che qui è visualizzato all'interno di queste due eh, verbati in Text Output. Allora, ehm, la funzione SD restituisce la media del campione... Eh, e non della popolazione, quindi ho, fatto, ho applicato il fattore correttivo. Eh, ok, sì, eh, SD. Allora... In realtà eh, usa meno uno, quindi, 1 quindi n meno 1, quindi calcola la, la, la standard deviation della popolazione a partire dal campione um, a parte dettagli di, uh, di questo tipo, tenete presente che non sempre. I valori che calcolate in questo modo, che calcolate con, con Excel, sono esattamente identici. Okay. Um, non ricordo in Excel eh, perché ci sono anche lì due funzioni, standard deviation della popolazione o standard deviation del campione, dipende che versione avete utilizzato. Uh, beh, se hai allora, utilizzato stdevp, allora, um, attenzione, uh, stdevp calcola uh, la standard deviation assumendo che i dati siano quelli di tutta la popolazione, quindi non fa la correzione con l'n-1. stdev, uh, se ricordo bene, in Excel calcola uh, la deviazione standard della popolazione a partire dal campione. Uh, allora, osservazione, in questo caso abbiamo tutta la popolazione perché i marcatori sono tutti, uh, sì, è vero, concettualmente sì, è giusto. Quindi ci va un n e non un n-1. Potete anche, potete anche scrivere la funzione che vi calcola la, la, la deviazione standard della, ehm, della, direttamente della popolazione. Sì. Di solito non lo si fa quasi mai perché per convenzione la deviazione standard è sempre diviso n-1, ma eh, a rigore è vero, eh, in questo caso la popolazione è tutta, quindi ho, ho esattamente la dispersione. Quindi il valore, torno un attimo, torno un attimo qui, eh, il valore è probabilmente leggermente diverso. Eh, allora, normalmente eh, è raro avere a disposizione tutta la popolazione, eh, per cui mh, quello che si fa normalmente è utilizzare la direzione standard con, eh, dividendo per n-1. Uh, in un caso particolare come questo in cui io sostanzialmente ho sostanzialmente tutti i marcatori effettivamente ho, ho già la popolazione quindi non devo dividere per n-1 ma per n um, ok a questo punto um, Torniamo al codice, quindi il punto 1, il, il punto 2, eh, aggiungere alla pagina la teoria di distribuzione delle frequenze per eh, il numero di gol, quindi usando table output e data table output. Lo vediamo direttamente eh, qui, quindi aggiorna la tabella. In realtà il punto, cioè il pulsante è poi un elemento successivo, quindi abbiamo un gol, abbiamo 104 frequenze, 104 cacciatori che hanno segnato un gol, qui lo 0-0, in realtà è dovuto al fatto che abbiamo un, un double e non un, un integer. Adesso andiamo a correggerlo e lo, e lo rieseguiamo. Um, quindi l'idea è um, che io ho questo table output di gold frequency static, static, che è quanto calcolato qui. Um, Qui vado a calcolare la, la frequenza uh, dei gol uh, e vado a ottenere uh, la mia tabella. Quindi, se io lo eseguo questo qui direttamente, lo vediamo qui sotto. Ah no, perché fermo l'esecuzione, le, ecco. Um, ottengo uh, la, la variabile 1 che è sostanzialmente la. Il numero, il, il numero di gol e la frequenza. Okay, qui abbiamo il risultato. Um, attenzione qui è calcolato senza usare tidiverse quello che possiamo fare è uh, usare lo scriviamo in altro modo tanto per, per vedere eh, usando pipe um, possiamo utilizzare la funzione count a cui passiamo gol. Questo, sostanzialmente, ci calcola le frequenze raggruppando per Goal. Um, il risultato di questa cosa qui è... Questo, quindi ho i Goal e, a questo punto, la, 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 il, la variabile N. Okay. Se non mi interessa andare a uh, modificare il numero, Uh, non importa, okay? a questo punto uh, qui si aspetta che ci sia il numero massimo e uh, qui. Allora, ve lo ricalcolo in questo modo che è sostanzialmente analogo, un po' più compatto. Ehm, a questo punto la render table cosa fa? Va a prendere questa variabile e fa un filtro sul numero di goal eh, minore del R Max goal, che è il. La, la variabile che vi ho messo prima, però uh, diciamo per il primo requisito non serve, quindi questo è uno dei, dei punti successivi. Uh, a questo punto, se io riesego l'app e aggiorno la tabella, uh, ah, perché... sotto usa goals e non goal okay, a questo punto Uh, è un po' più compatto um, il conteggio uh, va a darci i risultati di prima ok l'altro modo di farlo è con questo uh, data uh, table quindi il primo è un render table che è quello che viene visualizzato scusatemi rialgo qua da questo table output e poi abbiamo questo data table output che è quello un po' più sofisticato eh, che mi permette di andare a, a scorrere le, gli elementi e quindi frequency dynamic ed è quello che viene mostrato qui. Quindi qui ho un render table e qui ho un render data table. Quindi vengono messe in questa variabile le informazioni per visualizzare la data table. Ok? Eh, a questo punto ehm, torno sul testo. Eh, Inmettere un campo di input legato alla tabella statica in cui inserire eh, il numero massimo di gold da visualizzare, che è un numeric input, e fare in modo che la tabella si aggiorni automaticamente. E poi aggiungere il pulsante e fare in modo che la tabella si aggiorni solo quando il pulsante viene schiacciato. Okay? Usando un event reactive. Ok, a questo punto. Lo vediamo con il pulsante. Uh, un event reactive, viene, uh, serve per andare a inserire uh, una, uh, un evento che dipende da uh, quello che è la pressione di un pulsante. Uh, quindi il pulsante che è definito nell'interfaccia, nel momento in cui questo uh, viene premuto, automaticamente viene valutata questa espressione. E questa espressione è quella dell'input di Max Golds. Quindi io posso andare a modificare Max Gold quanto voglio, uh, nel momento in cui premo il pulsante, automaticamente viene assegnato a RMAX Gold il valore che si trova in quell'istante all'interno del campo. Uh, e... Qui ho un eh, REC eh, RMAX Gold, quindi as, aspetta che eh, in questo campo ci sia eh, un valore. Inizialmente era definito con 13, quindi normalmente questo sarà sempre verificato. Eh, però se io vado a aggiornare la tabella, sostanzialmente non me la nel senso che non c'è nulla quindi non mi fa nessun render table. Okay. Quindi il pulsante eh, legge max goals e lo mette in questa variabile locale rmax goals, che poi viene utilizzata qui per fare il eh, filtraggio per il numero di goal. L'altra variante era di fare un Reactive direttamente eh, dipendendo da questo campo di testo. Eh, in quel caso ogni volta che io modifico questo campo di testo automaticamente mi si aggiorna una tabella. Quindi se io tolgo questo e metto questo... Eh, Scusate, uh, a questo punto se io qui vado ad aumentare o a diminuire, vedete che uh, man mano che modifico automaticamente mi si aggiorna. Quindi se io qui metto 3, automaticamente uh, aggiorna. Okay? Quindi l'evento uh, di modifica automaticamente scatena l'aggiornamento della tabella. Domanda, non si può utilizzare Remax Goals in un'altra espressione che non sia direttamente di un render, allora non ricordo probabilmente sì. Il punto è che quando io utilizzo questa espressione automaticamente il L'ambiente Shiny tiene conto del fatto che quello dipende da. Quindi il fatto che io qui faccia area eh, max goals, verta chiusa tonda, automaticamente eh, va a costruirmi eh, nel dependency graph una dipendenza tra questo, che è la tabella delle, eh, statica, da area max goals. E R -max goals dipende a sua volta dall'input che è max goals quindi sostanzialmente abbiamo questi tre passaggi eh, dall'input max goals alla variabile eh, reattiva R -max goals alla tabella di output che è eh, goals frequency static. Quindi ho questi tre elementi che automaticamente sono eh, collegati l'uno dall'altro. Il primo passaggio reattivo, cioè dall'input max goals a questa variabile reattiva. È quello che abbiamo scritto qua ok è esplicito il secondo eh, link reattivo è invece implicito e viene eh, sostanzialmente qui quando vado ad utilizzare questa funzione questa sì questa funzione eh, reattiva all'interno del render table sia qui che poi in questo rec qua eh, allora, se lo fai fuori eh, probabilmente ti dà un errore perché non essendo in un ambiente reattivo non riesce a segnalarlo. Quindi, eh, ad esempio, se io vado a scrivere x uguale a R max goes, sì. L'operazione non è consentita perché non ci troviamo in un, un, in un reactive context. Quindi normalmente quando io utilizzo questo viene segnalata la, eh, la dipendenza da quella variabile. Quindi se avete bisogno di qualcosa di reattivo, qui non dovete utilizzare MaxGoogle, ma dovete utilizzare il punto di partenza della, eh, della funzione reattiva. Che è questo? Eh, come dicevo, eh, la dipendenza che viene generata tra eh, questo output che è dato dal render table e questa variabile reattiva è un qualcosa di implicito. Eh, ve lo descrivo in termini molto semplici: il render table eh, imposta eh, una variabile globale, diciamo così. In cui vengono registrate tutte le eh, dipendenze. Quando io chiamo una funzione reattiva, quella funzione reattiva va a cercare la variabile globale e gli scrive dentro che la dipendenza è dalla funzione che si chiama rmaxgoal. Terminato questo blocco di codice, che è all'interno di una funzione reattiva, questa variabile globale scompare e quindi se io cerco di utilizzare rmaxgoals funzione reattiva, eh, questa non mi trova più la variabile globale dove andare a registrare la dipendenza, quindi <coughs> sostanzialmente perde eh, la dipendenza, cioè non è in grado di segnalare la dipendenza e quindi ci dà quell'errore. Okay? In linea di principio potrebbe funzionare, però Shiny ha, ha messo questo, questo vincolo. Sostanzialmente perché? Perché se noi utilizziamo questa funzione, questa funzione reattiva al di fuori di un contenuto di tipo render, eh, la dipendenza non viene presa in considerazione. Quindi potenzialmente è un errore che stiamo commettendo noi perché quella dipendenza lì nel grafo delle di dipendenze salta, okay? non, non, è, non viene registrata. Quindi l'idea di Shiny è ogni volta che noi utilizziamo una funzione reattiva è perché vogliamo avere una dipendenza. Se la utilizziamo al, al, al di fuori di un contesto reattivo, probabilmente abbiamo commesso un errore, per cui ci dà eh, quell'errore. Anche se, ripeto, in linea di principio potrebbe funzionare, nel senso che vado a prendere l'input, vedete, qui io l'input lo posso leggere tranquillamente. Eh, domanda, perché mettiamo sia le tante che le graffe? Perché eh, qui eh, noi vogliamo andare a mettere un blocco di testo, scusate, un blocco di testo, un blocco di codice. Quindi voglio dare un blocco di codice che verrà eseguito ogni volta che una delle dipendenze di, eh, di questa render table cambia. Quindi la prima volta che io lo faccio scopro che qui abbiamo una dipendenza. Okay? Viene eseguito la prima volta. Dopodiché questo blocco di codice viene salvato e viene rieseguito ogni volta che eh, RmaxCalls cambia. E quindi eh, lì devo andare a mettere proprio il pezzo di codice che io voglio venga eseguito ogni volta che devo andare ad aggiornare la mia tabella di eh, frequenza dei, dei codici. Ok. Um. A questo punto scusate, torno un attimo sul al pulsante, questa linea qua che era di esempio la cancello, um, quindi in questo caso la variabile reattiva eh, reagisce non a un cambiamento di input max goal, ma a un cambiamento, cioè a un evento sul pulsante, l'evento di pressione sul pulsante. Quindi quando ho una pressione sul pulsante questo render table sa che è cambiata la sua dipendenza e quindi riesegue questo blocco di codice che abbiamo messo tra i graffi. Eh, anche qui, allora qui c'è una virgola, ma allora io posso mettere un blocco di codice così ed è un blocco di codice a sé stante, oppure qui sotto eh, metto un blocco di codice che è dato da un'unica espressione. Okay? Quando io vado a scrivere, fermo un attimo qua, svuoto questo, io posso scrivere eh, un unica, in un'unica espressione eh, x assegno 1, virgola, y assegno 2. Scusate. Punto e virgola. Oppure posso scrivere aperta graffa x assegno 1, y assegno 2. Chiusa graffa. Eh, sono due modi diversi di andare a scrivere le stesse espressioni eh, composte. In generale è preferibile farlo con le graffe, ok? È un po' più chiaro, le, le scrivo un'espressione per linea, non, insomma, è, è più semplice. Se però ho un'unica eh, espressione da, da eseguire, posso anche togliere le graffe, come in questo caso. Qui, però, per semplicità, possiamo anche rimettercele. Uh, no scusatemi, qui il render table. Il primo è un, un parametro di render table. Il secondo è la parte di esecuzione. Okay? Quindi questo è un parametro della funzione render table eh, e quest'altro è il blocco di codice. Okay? Non l'ho messo eh, prima, non era tra graffe, eh, però. Perché è un'unica istruzione. Okay. In generale vi, eh, vi consiglio di mettere sempre le graffe così non vi confondete. Altrimenti il rischio è che vi dimenticate di mettere le graffe e, e scrivete più istruzioni una dopo l'altra, eh, che, però non hanno senso se non si trovano tra graffe. Okay. Come qui eh, se io metto. X eh, assegna 1, Y assegna 2, eh, le metto sulla stessa riga e non le metto tra graffe. Questo non, non, ha, eh, non ha senso, cioè è sintatticamente errato. Quindi in generale il blocco di codice conviene metterlo sempre tra graffe, anche perché se vi capita di dover aggiungere qualcosa, andate a capo e aggiungete. Okay. Uh, questa riga qui, uh, volendola, possiamo anche riscrivere come T.freck pipe filter, goals e maggiore di range goals 1 e Goals e minore di range goals 2 ok? Questo con variabile indicatore, e questo utilizzando le insomma, espressioni uh, della pipe e la funzione filter. Okay. Quindi le due espressioni sono sostanzialmente equivalenti. Uh, di nuovo, visto che noi abbiamo utilizzato molto tutte le, le, le varie funzioni TAI uh, di, di diverse, forse questa è più leggibile. Okay? Che è sostanzialmente analoga a quella che vedete qua. Uh, a questo punto, ecco. L'altro punto da fare eh, in questa eh, era di mettere uno slider input eh, che mi dà i due estremi entro cui andare a far visualizzare i, eh, i, i dati. E quindi nella parte di input eh, Qui, abbiamo lo slider input il nome è range goals eh, abbiamo una label abbiamo un minimo eh, abbiamo un massimo che in questo caso è eh, df dollar goal ecco l'unico motivo per andare a mettere a leggere df qui e non dentro il, il server è che il, eh, in questo modo possiamo andare a scrivere il max qui altrimenti dobbiamo metterlo nelle opzioni, <coughs> scusate, nelle opzioni sotto. E poi andiamo a indicare due valori iniziali. Essendo un, um, uno slider possiamo avere un unico valore o due valori che ci danno quindi un range. E poi step uguale a 1 perché non ha senso avanzare di mezzo gol ma devo avanzare di 1 visto che sono sostanzialmente interi e sotto, sotto questo slider input metto il data table output che è quello che abbiamo visto velocemente prima quindi quando devo andare a visualizzare questo nel server ok ho il render data table e poi ho una dipendenza da questo range goals range goals che cos'è eh, è sostanzialmente un'espressione reactive che dipende dall'input range goals. In questo caso la dipendenza reattiva è direttamente sullo slider, quindi se io cambio un valore dello slider automaticamente eh, cambia il contenuto della tabella. Ok? Quindi se io vado a aumentare qua, vedete che cambia subito sotto. 20, eh, vado a mettere qua, 15. Eh, ok, non c'è nessuno con 15 gol. Quindi il 15 è saltato, però c'è chi ne ha 14. Anche qui, volendo, io potrei avere un, um, uh, un pulsante per cui modifico lo slider. Non aggiorno direttamente l'output e finché non premo il pulsante, eh, non scateno l'aggiornamento di questa eh, data table. E si tratterebbe semplicemente di mettere il eh, reactive qua, non come reactive ma come event reactive, come nel caso precedente. Ehm. Um, Ora, non, non ci eh, focalizziamo particolarmente su aspetti di, di efficienza. Tenete presente che se avete una tabella molto grande e eh, il server su cui eseguite questo eh, è, è remoto, quindi non, non lo eseguite in locale come, come test, eh, aggiornare una tabella molto grande appena cambio un parametro potenzialmente mi genera un'esperienza un utente non, non ideale, nel senso che o una lentezza enorme nell'aggiornamento dei dati. Per cui di solito ehm, la raccomandazione è non aggiornare direttamente in funzione dello slider, a meno che non sia un, un qualcosa che è importantissimo per la vostra applicazione, ma semplicemente aspettare che venga premuto un, un pulsante. Okay. Giusto come raccomandazione eh, di massima. Okay. Um, alla fine abbiamo il nostro Shiny app qui. Ok. Uh, direi che siamo andati abbastanza lenti su questa parte. Um, per l'app la, la, 2 si tratta di andare a caricare eh, un file, ok? Eh. Lo vediamo nell'app direttamente, così facciamo prima. Quindi questa era l'app 1, questa è l'app 2. Quindi è simile a quella precedente. Eh, L'unica cosa è che abbiamo questo nell'input, eh, questo componente di tipo file input. ok uh, File è il nome dell'input, questa è l'etichetta che viene stampata e poi abbiamo un accept uh, che mi dice che tipo di file accettiamo. Quindi file.csv, dipende cosa volete caricare qua. Um, Okay. A questo punto, come faccio a utilizzare il file? Eh, quando nel server ho bisogno del file, eh, il data frame lo metto qui e metto eh, require, require input file. Quindi se input file è vuoto, quindi non ha caricato nessun file, questo fallisce e quindi non mi aggiorna nulla. Se invece <coughs> ehm, il file viene caricato, automaticamente lo leggo e il risultato è quello che va a finire in DF, che è la solita funzione Reactive. Tra l'altro, eh, l'idea è che io vado a leggere il file CSV da eh, file $DataPath, che è il posto in cui il file viene salvato automaticamente. Vi lancio l'app velocemente così la, la, la vediamo al volo. Vedete, non c'è nessun, eh, nessun file caricato, quindi eh, le tabelle non vengono generate, non viene generato nulla. Faccio un browse eh, e vado a cercare esempi, marcatori. Okay. Mi ha caricato automaticamente eh, questo ha scatenato l'aggiornamento della tabella con eh, il numero di marcatori. Ok, quindi la tabella eh, è questa qui sotto, quindi la table output. Quindi abbiamo fatto una table output ma potrebbe essere una, um, una data table, uh, analogo a prima. Um, Freck eh, dipende sostanzialmente da eh, quello che è stato selezionato nel ruolo, ma eh, in pratica prende il eh, DF, ok, e lo filtra attraverso eh, count squadra, quindi fa un conteggio eh, in base alle squadre. Quindi va a vedere quanti marcatori ci sono nelle squadre. E poi fa un rename uh, team uguale a squadra e scores uguale a n. Ricordatevi che quando uso count, automaticamente una colonna ha il nome della variabile attraverso cui è il gruppo e l'altra ha come nome n. E poi faccio un arrange per uh, numero di um, marcatori decrescente. L'altro elemento che è stato aggiunto qua è questo Select Input, il Select Input è scusate qua, il Select Input è questo, io posso andare a selezionare vari elementi da questa lista, per cui eh, ad esempio vado a mettere eh, Centrocampista e quindi mi viene aggiunto qua Centrocampista. E quindi una volta selezionato questo nel mio server che cosa faccio uh, se il ruolo selezionato vedio role selected nuovo che questo è reactive in modo che appena lo cambio mi modifichi tutto uh, vado a fare un filter uh, ruolo in role selected perché role selected potrebbe essere anche più di uno quindi uso un in non un uguale perché uh, garantisco che tutti i ruoli vengano inclusi ehm um, come facevo prima, eh, sì, allora, eh, l, allora, la domanda di Giulia è come faccio a far vedere qualcosa, eh, lo faccio vedere con mh, Command Invio o Control Invio. Eh, il punto è che se ho l'applicazione in esecuzione, come in questo caso, eh, l'output non viene visualizzato, quindi devo fermare l'applicazione eh, e dopodiché posso andare a... Adesso in questo caso non ho veramente poco da, 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 da far vedere, posso fare df forse. In questo caso me lo fa vedere. Eh. Allora, in questo caso io ho, ho spento la, la app... Quindi l'ho fermata, eh, dipende da che cosa stai selezionando, perché magari è una variabile che non hai. Eh... Allora, attenzione, io qui ho cambiato eh, applicazione, no, non, non so che cosa, eh, se ti dà errori, controlla nel, quassù nell'environment eh, per vedere se la variabile che stai cercando c'è e se stata definita. Non, così, così a distanza è, è, è difficile. Se hai il problema più specifico, poi magari me lo dici magari anche o in chat o, o, su, o su Slack e vediamo di, di risolverlo. Ok, a questo punto eh, volevo andare sull'app 3. Uh, l'app 3 è l'app 2 più un grafico ok quindi l'idea è di, di utilizzare un sidebar layout in modo che in un pannello laterale abbia uh, gli input uh, del pannello gli input sostanzialmente la il file, la selezione del file e la, la selezione del ruolo, e poi eh, di fianco due tab che permettono di andare a vedere la tabella, che è quella che abbiamo appena visto, e eh, un grafico che eh, mi dà la distribuzione di marcatori per squadra. Quindi, molto velocemente, vedete qui abbiamo un sidebar layout in cui abbiamo carica il file, selezione dei ruoli. Esattamente come prima, e poi abbiamo i due tab con la tabella che è quella che avevamo prima, e il marcatori. Ovviamente non c'è ancora nessun file e quindi il, il render della tabella e il render del grafico non funzionano. Quindi vado a mettere il file che era questo qui, e quindi mi genera la tabella team e numero di marcatori. E poi il grafico. Um, velocemente vediamo l'input che è questo qui quindi abbiamo la solita nostra fluid page generale che è quella che eh, ci gestisce eh, l'input generale e poi abbiamo un sidebar layout dove il primo elemento è, è la sidebar panel e eh, di fianco abbiamo un main panel eh, il main panel a sua volta contiene un tab set, quindi i due tab sono definiti a quel tab set, eh, un tab e un altro tab con i due titoli. Ovviamente all'interno di questi due tab è molto semplice perché abbiamo in uno un table output e nell'altro un plot output. Eh, nel sidebar abbiamo sostanzialmente... Eh, I, le due eh, H2, in realtà 0, qui non abbiamo messo l'1 nel momento che ho caricato il file, automaticamente ho il resto. Eh, server che è qui sotto il data frame è reactive e dipende dal file di in lettura. Uh, la frequenza è reactive ed è esattamente come prima, nel senso che uh, se ho un ruolo selezionato filtro in base al ruolo, altrimenti faccio semplicemente una frequenza per squadra, ordinata in maniera decrescente. Uh, output Teams, che è la tabella, uh, semplicemente è un render table di... Di vedete di nuovo qui eh, essendo un'unica espressione posso non utilizzare le graffe anche se di nuovo la raccomandazione per evitare problemi è quella di mettere comunque le graffe eh, se, voglio, se voglio aggiungere qualunque altro elemento eh, lo metto in quelle graffe e tutto funziona se, mi, se invece non metto le graffe e, e provo ad aggiungere qualcosa, il risultato è normalmente un errore. Okay. Um, e plot è un ggplot uh, abbastanza semplice: in cui ho t uh, uh, in X ho i marcatori, in Y ho uh, un reorder delle squadre in base agli score. Um, le barre, text con il valore, ehm, numero di marcatori come etichetta X, team come etichetta Y, e poi uso come team black and white pro e poi ho G. Poi butto anche non evitare G direttamente, tanto non è che ci faccio altro con questo grafico, quindi questo è risultato e poi ovviamente l'invocazione di Shiny App con i due componenti che è quella che c'è in tutte le applicazioni. Quindi a questo punto seleziono il mio file, quindi qui ho tutti ho questi. Se qui vado a selezionare gli attaccanti, ecco che automaticamente il dependency graph è. DF che dipende dall'input, ok? Poi eh, il ruolo è reactive e dipende semplicemente dalla selezione del ruolo, la frequenza dipende da il ruolo e da DF. Quindi cambiando df o cambiando ruolo cambia tfrec, che è anch'esso active. Render table dipende da tf, eh, scusate, il, il teams dipende da tf, da tfrec, e eh, il plot dipende anche lui da tfrec, il quale a sua volta dipende, lo vediamo qui, da ruolo e da df e eh, il ruolo dipende sostanzialmente dal ruolo eh, in input e di F dipende dal file. Quindi quando cambia qualcosa a monte nel grafo automaticamente quello che sta a valle viene aggiornato. Ok. Questo è il tutto. Ehm... Mentre abbiamo ancora qualche minuto, eh... torno sull'app 1 e eh, volevo farvi vedere una cosa molto molto semplice. Ovvero, io posso andare a creare un uh, R Markdown, non un notebook perché non funziona. Ma un R Markdown, uh, quindi esempio, con tipo di output uh, interattivo, scusate, di, di tipo HTML. Qui dentro dalla mia app vado a copiare un po' di blocchi. Cancello tutto quello che sta sotto. Eh, qui posso tranquillamente andare a mettere appunto statistiche generali. E come testo in markdown dopodiché vado a mettere un blocco r che chiamo ui quindi interfaccia utente attenzione il nome del blocco è indifferente ok lo metto io per chiarezza e qui vado a mettere questi tre elementi qua, quindi numeric input, action button e table output. E li metto così eh, brutalmente senza eh, un, uh, un layout, potrei anche mettere un layout. Ovviamente sono tre linee separate. Okay. Okay. Uh, e poi vado a mettere un altro blocco chiamo server. Sostanzialmente, fa le stesse cose che fa il server, eh, dove in pratica abbiamo eh, Tfrec, che mi calcola la frequenza. in realtà lo posso mettere anche qua su perché quello no, non cambia cioè non dipende dal server e poi abbiamo gli aspetti eh, reactive che sono questi ok questo qui fatemelo mettere sopra perché così è chiaro che non dipende non è un Cosa che dipende da se ma un calcolo precedente di tutto. Uh, a questo punto, qui oltre a mettere output document, possiamo mettere runtime due punti shiny. E se non ho sbagliato nulla, lanciando il documento. Uh, ho sbagliato qualcosa, evidentemente. Allora, forse devo suddividere questi uno per blocco. Allora, non so che cosa ho sbagliato. Ah, ok, semplicemente non c'è il dato. Okay. A questo punto se io faccio aggiorno la tabella, eh, vedete che ho i blocchi di, di eh, ho il mio blocco, che è il numeric input, che è questo, ho poi l'action button che mi genera questo, il table output che mi genera questa tabella, e, qui, eh, e poi ho l'ultimo frammento di codice che è quello che gestisce il server. Se qui eh, vado a mettere 5, poi aggiorno la tabella automaticamente me lo aggiorno e quindi in questo modo io riesco a generare una pagina, eh, un markdown. Eh, non è un notebook, quindi non è che lo aggiorno eh, frequentemente. Devo proprio eseguire un run document per visualizzarlo, non è che salvandolo. Me lo, me lo fa ripartire ehm, però funziona in maniera interattiva ok il tutto come vedete è decisamente più semplice rispetto al, all'app adesso qui io ho, non ho preso tutto ho preso soltanto un pezzettino eh, ovviamente qui posso andare a mettere Eco uguale a false per dire che non voglio l'output del codice. E se vado a rieseguire, vedete che in questo caso non ho, non, non ho più il codice riportato, ma ho solamente gli elementi eh, interattivi generati da Shiny. Quindi in questo modo ho un documento HTML interattivo, uh, attenzione, questo documento dipende ovviamente dal server perché quando lancio questo documento um, cosa viene fatto? Viene lanciato un server, uh, un server web in pratica, che è alimentato da R, uh, il server web fornisce la pagina HTML che è quella che vediamo qua nel preview. Um, e ogni volta che io vado a modificare qualcosa, sostanzialmente faccio una giornata tabella, la pagina HTML manda l'informazione indietro al server, il server la passa all'ambiente R, eh, il quale fa le operazioni che deve fare e ci eh, manda indietro al, al, al server i nuovi contenuti, e il server manda i contenuti indietro alla pagina HTML, che è quella che vediamo qua. Qui, eh, so, qui ad esempio quando vado a modificare eh, le tabelle potrei anche andare a scrivere un print eh, modificato numero qui se faccio un run document e vado qui nella mia console se faccio Aggiorna tabella, qui nel markdown vedete ho modificato numero. Se faccio un altro aggiorna tabella mi viene stampato. ok Quindi R comunque è quello che viene chiamato alla fine per andare a ricalcolare tutto e generare il, gli oggetti che poi vengono mandati al server per visualizzare questo contenuto. Okay, quindi ehm, rispetto agli esercizi che, che avevamo fatto prima di Shiny, volendo eh, noi possiamo andare a aggiungere piccoli elementi interattivi come questi eh, per permettere un po' di interazione con i grafici che abbiamo generato. Uh, domanda in Markdown: si perde il layout che possiamo impostare in Shiny uh, allora non necessariamente, nel senso che io qui. Allora vi ho fatto un piccolo pasticcio. Uh, allora vediamo se riusciamo allora, così, ho oh, sostanzialmente la stessa cosa di prima. Quello che manca nell'app uh, era qui dove faccio. Il layout quindi eh, quello che posso fare e credo che funzioni è di andare a mettere sostanzialmente il blocco del, del layout invece di questo quindi commento questo codice e vado a rimettere tutto il resto quello che stava di là ritrovo sostanzialmente il layout. Io vi ho messo soltanto i singoli elementi e quindi ehm, nel markdown vengono messi uno dopo l'altro, okay? come, come l'output uno sotto l'altro. Eh, se uso il mio eh, Fluid Page, sostanzialmente mi ritrovo eh, app 1 statistiche, l'ho scritto due volte, sia qui che qui sotto, per cui questa parte qua ad esempio la posso togliere. e ho questa parte qui interna è il, il mio eh, la mia fluid page che è annegata dentro la pagina html eh, generata a partire da markdown quindi già una tabella e qui ho ecco vabbè, nel, nel server qui non ho messo il codice per per gestire la, la data table però se aggiungo il codice qui eh, da questa data table mh, Posso copiare praticamente tutto questo. Ok, se lo copio qua. Ok, quindi... Aggiungo la tabella e qui ho esattamente lo stesso comportamento di prima. Ovviamente in questo caso è un po' più lungo, ma eh, no. il file è lo stesso. Ovviamente posso, se preferisco, andarlo ad aprire in, un, eh, in una finestra di un browser. Eh, quindi insomma, per avere una visualizzazione un po' più comoda rispetto alla, al pannello di, di preview. Okay. Eh, ovviamente qui ho meno controllo perché il pezzo generato da, da, da Shiny, eh, dalla, dalla fluid page, è annegato nella pagina HTML. Però eh, il blocchetto di Shiny possiamo metterlo con dimensioni predefinite, eccetera. Um, allora, all'esame tendenzialmente dovreste consegnare un markdown analogo a questo. Okay. Più semplice nel senso che... Quello che, che dovrete fare è partire da un redesign. Comunque, non il laboratorio di questa settimana, ma il laboratorio della settimana successiva sarà esattamente di questo tipo: eh, dato una, una visualizzazione, analizzare, identificare i problemi, ehm, progettare una visualizzazione alternativa. L'ultima parte di progettare la visualizzazione e realizzarla e poi la parte che non farete durante eh, diciamo, l'esame vero e proprio. Sincrono con respondus, ma lo farete dopo, eh, dovrete durante l'esame indicare le linee secondo cui pensate di andare a riprogettare la visualizzazione. Dopo i dettagli della visualizzazione, quindi il codice R, e tutto eh, lo fate dopo. Quindi alla fine, eh, dopo l'esame, quindi mh, con la scadenza successiva, normalmente sono tre giorni, ma dipende poi da, da, dal, contento, dal contesto specifico, dovete consegnare un markdown in cui avete una visualizzazione o più di una se ritenete necessario, eh, possibilmente con un minimo di interazione. Per sommi capi. Comunque, il, il prossimo laboratorio è sostanzialmente analogo, il prossimo, quello della settimana prossima, è analogo a un tema d'esame con eh, tutta l'analisi, eh, eccetera. Quindi ne vedremo un paio, così avete un'idea di, di, di cosa eh, potreste fare. Se invece di fare un markdown eh, preferite, perché riuscite a gestirlo meglio, eh, fare un upshiny, va di nuovo bene lo stesso. Okay? Non dovete necessariamente andare a fare tutto dentro eh, markdown. Quindi, alla fine, quella è un po' una vostra scelta. Quindi, il formato esatto sta un po' a voi scegliere eh, quello che preferite. Direi che con questo abbiamo visto tutto. Ehm, a questo punto direi che possiamo chiudere la lezione di oggi eh, giovedì eh, laboratorio su shiny avanzato eh, ovviamente non sarà eh, ancora strutturato come un esame ok eh, sarà fondamentalmente su shiny e sugli aspetti avanzati di, di, di interazione che eh, sono nell'ultima lezione eh, asincrona che vi ho pubblicato eh, in modo da prendere un po' di confidenza e capire come funziona. Dopodiché eh, successivamente andremo a mettere poi tutto assieme, quindi dai primi passi del, eh, del corso, le prime settimane, quindi analisi dei, grafi, eh, dei grafici, fino a costruzione dei grafici interattivi, che è quest'ultima parte che abbiamo visto. Quindi chiudiamo un po' il cerchio di tutte le cose viste durante il corso. Direi che per oggi è abbastanza, eh, vi pubblico ovviamente il, le soluzioni sempre sul solito eh, repository. Eh, buon pomeriggio e arrivederci a tutti.